faccio più. E la volta. Grazie, vai, vai. Una precaria, Marcella Raiola del Comitato Precari Uniti contro i tagli. Prego però di essere più breve negli interventi perché abbiamo già tantissimi che vogliono intervenire. No, ci sono problemi di sicurezza. Salve a tutti, salve a questa bella piazza di gente che lotta, di gente che non si arrende allo squallore, non si arrende allo straccio della Costituzione. Mi hanno chiesto da dove vengo. Io non ho soltanto una provenienza geografica, non solo vengo da Napoli, ho anche fatto un viaggio nel tempo che potrebbe raccontare questa maglietta. Perché io questa maglietta l'ho indossata nel 2008, perché in un altro agosto, perché sempre ad agosto fanno questi bei regali, nel 2008 con la legge 133 sono stati tagliati 8 miliardi e mezzo alla scuola e 150 mila posti. Da Gelmini a Giannini non siamo usciti ancora dal tunnel dei neutrini, maledizione! Io voglio partire da questa metafora patologica che la Giannini ha adoperato per classificarci. Siamo piaghe da smaltire, siamo batteri, siamo bacilli, siamo la peste. Noi non siamo la peste, siamo la cura di questo paese. Perché siamo quelli che in un paese dove vige il privilegio, dove non ci sono più regole, dove l'anomalia è quella che non andiamo più a votare, non siamo noi la malattia è un governo che nessuno ha eletto, che non ha un mandato popolare, che si permette di riformare la scuola, nessuno li ha votati, sono governi, quello di Monti, quello di Letta, quello di Renzi, sono governi di nominati, non di eletti, e non possono fare riforme né costituzionali né di altro genere, invece vogliono fare rivoluzioni che sono però improntate ad un'unica logica che è molto più ideologica di qualunque ideologia che loro ci addebitano, perché è l'ideologia del taglio, l'ideologia del privilegio, dell'alta finanza, dell'austerity, di una crisi che non vogliamo più pagare. La scuola è stata il bancomat della crisi finora, adesso siamo stanchi di essere munti, vogliamo essere assunti. Vogliamo essere assunti, vogliamo il rispetto dei nostri diritti. La riforma non cala dall'alto, non vogliamo sentire parole come meritocrazia, organico funzionale. L'organico funzionale è soltanto la mascheratura dell'istituzionalizzazione del precariato, così come il Job Act. Ci vogliono che i nostri studenti siano precari, senza consapevolezza dei loro diritti sindacali. Vogliono stracciare lo statuto dei lavoratori e vogliono che noi collaboriamo alla creazione di un esercito di precari, di un esercito di persone che non potrà mai firmare un contratto decente. Noi non ci stiamo, il nostro merito non è quello di strappare 100 euro in più dalla tasca del nostro collega, il nostro merito è quello che ci viene, è il grazie che ci viene dai nostri studenti quando 5 anni dopo, 6 anni dopo il diploma ci chiamano, ci telefonano e ci dicono grazie prof per quello che mi ha insegnato, questo è il nostro merito, questa è la nostra meritocrazia, non vogliamo altro. Io lascio la parola ad altri, voglio soltanto fare un appello a tutte le categorie di precari che sono qui presenti. Vedo diversi striscioni, idonei, senza cattedra, precari storici, noi siamo tutte vittime dei tagli, siamo vittime di uno Stato che non ci ascolta più, il vero problema sono i tagli, dobbiamo chiedere il rifinanziamento della scuola, la scuola non è un costo sociale insopportabile, i diritti non ce li dobbiamo poter sempre
essere, perché non si transige e non si negozia sui diritti fondamentali. Noi dobbiamo pretendere che i posti vengano creati scorporando le classi pollaio, creando la loga alternativa al loga di religione. Dicono che non hanno soldi, però vengono detassate le private. Ditemi perché vengono detassate le private se non ci sono soldi. Ditemi perché. Io concludo, faccio un appello, ripeto, a tutti i precari: non ci sono etichette, non abbiamo nessun sigillo addosso, dobbiamo pretendere il rispetto della scuola della Costituzione. Concludo con quello che Salvatore Settis, nel rispondere alle offese di Monti, ha detto, citando Thomas Jefferson: tutti i soldi che non spendiamo oggi per istruire il popolo non sono neanche la metà di quelli che pagheremo ai nostri padroni. Grazie.